con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tempo, alzati gli occhi al cielo, Gesù pregò dicendo: Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi. Nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Mentre ascoltiamo questa meravigliosa preghiera di Gesù, nel Vangelo di Giovanni ci viene ricordato come Gesù ci ama e prega per tutti noi. In modo speciale ricordiamo come questa preghiera di Gesù si è compiuta nel santo che oggi celebriamo. Cari fratelli e sorelle, siamo riuniti attorno al tavolo dell'Eucaristia per ringraziare il Signore per il dono del nostro fratello Tommaso d'Aquino, che ha dedicato la sua vita alla verità. Papa Pio XI disse che San Tommaso è il più santo dei dotti e il più dotto dei santi. Un altro frate ha aggiunto: è il più robusto e grasso di tutti. San Paolo VI gli ha conferito il titolo di luminare della Chiesa e del mondo intero. San Tommaso ha illuminato la Chiesa perché lui è totalmente devoto di Gesù, la luce del mondo. Ricordiamo la sua bella preghiera prima di studiare. Tu, che sei chiamato autentica fonte della luce e della sapienza e principio sublime
di ogni cosa. Degnati di illuminare le tenebre del mio intelletto con il raggio della tua chiarezza, liberandomi dalle due tenebre in cui sono nato, il peccato e l'ignoranza. Sì, la Chiesa onora San Tommaso come un luminare, come una grande figura intellettuale, ma non dobbiamo dimenticare che verso la fine della sua vita, durante la celebrazione della Messa, aveva compreso, in seguito a una rivelazione soprannaturale, che quanto aveva scritto fino ad allora era solo un mucchio di paglia. Quando eravamo studenti, quando lottavamo per comprendere il testo della Summa Theologiae, dicevamo: questo mucchio di paglia è molto difficile da comprendere. Quando Tommaso ha considerato la sua preziosa opera come niente, non ci sta mostrando come essere umili, ci sta insegnando che Dio è più grande delle nostre idee brillanti, che conosciamo Dio più attraverso la preghiera che attraverso lo studio. San Tommaso ha scritto tante cose sulle quali potremo riflettere. Desidero offrire per la nostra riflessione la sua visione della vita religiosa. Nella Summa Theologiae scrisse: lo stato religioso è come un tirocinio o esercizio per giungere alla perfezione della carità. Come un tirocinio, come una scuola, perfezionare la carità. In altre parole, i consigli evangelici che i religiosi, uomini e donne, professano e che tutti i battezzati abbracciano sono mezzi per la perfezione della carità. Come consigli evangelici hanno il potere di evangelizzare non solo a quelli che li abbracciano, ma anche a quelli che assistono alle sue manifestazioni concrete e varie. I consigli evangelici ci aiutano a perfezionare la nostra carità, aiutano a fare in modo che l'Eucaristia, il sacramento della carità, porti più frutti nella nostra vita. Obbedienza. Tutto ciò che riguarda la nostra vita cristiana, vocazione, ministero, preghiera e comunità, potrebbe essere compreso nell'obbedienza alla volontà di Dio. L'obbedienza è il principio dell'unità. La comunità religiosa o diocesi o chiesa universale mantiene la comunione e unità perché sono obbedienti al nostro superiore o al vescovo o al papa. Nella teologia tradizionale la grazia, o secondo San Tommaso restantum dell'Eucaristia, è l'unità, la comunione. Ecco perché nella preghiera eucaristica preghiamo per il papa e il vescovo locale come un segno che la piccola congregazione appartiene a una più grande comunione. L'obbedienza, cioè audire, è una virtù che ci consente di ascoltare la parola di Dio e l'un l'altro e che rafforza la nostra comunione con il Dio che è in mezzo a noi.
Il sinodo sulla parola di Dio lo conferma. Tutto ciò ci ha fatto capire che possiamo approfondire il nostro rapporto con la parola di Dio solo all'interno del noi della Chiesa, in reciproco ascolto e accettazione. Castità. Il consiglio evangelico della castità dovrebbe aiutarci a perfezionare il nostro amore reciproco come fratelli e sorelle, poiché i consigli sono ordinati verso la perfezione della carità. Il primo peccato contro la castità è l'incapacità di amare. I cristiani che sono asociali e irritabili, in un certo senso, falliscono nella castità. Come possono predicare Dio che si rivela come amore se non amano? La castità è molto più che non essere sposati o essere fedeli al coniuge, perché è una virtù che dovrebbe germogliare in amicizia. Povertà. Il consiglio evangelico della povertà dovrebbe aiutarci a perfezionare la nostra carità reciproca condividendo i nostri beni materiali. Negli Atti degli Apostoli leggiamo: la comunità dei credenti aveva un solo cuore e una sola mente. Nessuno infatti tra loro era bisognoso. Il significato della povertà evangelica come condivisione funge da correttivo contro i mali relazionati con la povertà, cioè insufficienza e ricchezza eccessiva. Diventa davvero una virtù perché sta nel mezzo di questi due estremi, di troppo o troppo poco. Mette in ordine il rapporto di una persona con Dio e i suoi vicini. Condividendo, un discepolo di Cristo diventa profondamente consapevole della propria responsabilità riguardo al benessere materiale della comunità. Mentre celebriamo questa Eucaristia in onore di San Tommaso, chiediamo al Signore che consigli evangelici possano davvero aiutarci a crescere di più nella carità, che la Chiesa e la nostra vita come cristiani possa davvero essere un, secondo San Tommaso, tirocinio o esercizio per giungere alla perfezione della carità.